Le scuole devono rimanere aperte, però devono fare la didattica a distanza e il lavoro a distanza. Perché si chiude la scuola? La scuola non deve essere chiusa, attenzione. La scuola deve essere aperta, però nello stesso tempo la scuola deve adottare la didattica a distanza e deve adottare per il personale ATA e per il personale docente, giustamente, quello che si chiama smart working, cioè lavoro a distanza. Ok, questo è per quanto riguarda la scuola. Per quanto invece riguarda la chiusura dei negozi, io ritengo che i negozi devono chiudere entro e non oltre le ore 21, come pure quelli della ristorazione, devono chiudere entro e non oltre le ore 22 e soprattutto bisogna ridurre il numero delle persone che può andare in queste pizzerie, pub, ristoranti e così via. Quello che deve essere vietato assolutamente è l'asporto, quello che invece può essere fatto è la consegna a domicilio. E bisogna fare la consegna a domicilio. Sugli uffici pubblici attivare lo smart working, dare la possibilità a tutti di venire all'Auro per le attività lavorative, per le attività di ordine sanitario, per altri tipi di attività che loro svolgono e sono indifferibili. Ma se devono venire all'Auro per farsi la passeggiatina, ho grandi problemi con 50 ragazzi che non hanno mascherine e così via, questo se lo possono sognare. Cioè qui io di fatto proteggo la mia comunità in un momento difficile, evitando future ariano che stanno prossimamente saranno le porte. È pur vero che in questo momento il virus è asintomatico, ma è pur vero che noi ci stiamo avvicinando alla fase influenzale, tipica dell'inverno, e soprattutto è pur vero che a quel punto noi con gli ospedali non ce la faremo più ad accogliere queste persone e ad assicurare quello che è la normalità. Allora, rispetto a queste situazioni che sono state già verificando, noi dobbiamo coniugare quello che è non la fine della ripresa economica, ma la ristrettezza sulle stupidità. E secondo me stupidità sono state fatte, come il bonus vacanza, le discoteche aperte e così via. Queste sono stupidità che noi stiamo pagando in modo enorme.